Sarà nelle farmacie a partire dal lunedì 16 maggio il nuovo farmaco antivirale contro il Covid. Dopo la formazione ricevuta, i medici di famiglia avranno la facoltà di prescriverlo nei casi previsti, in particolare per quei pazienti che, affetti da altre patologie, rischiano di subire ulteriori complicanze nel decorso del Covid. 500 confezioni sono già giacenti presso la SAFAR, quindi appena la farmacia riceve la prescrizione dal proprio medico, nel giro di un'ora, due ore avrà la possibilità il paziente di ritirare il farmaco. Oggi pomeriggio ci sarà una formazione tenuta da docenti universitari e da esperti nell'ambito dell'infettivologia, proprio riguardo alla metodica, ai protocolli da usare, a tutti i medici di medicina generale. Quindi anche l'Abruzzo è allineato a questa nuova riorganizzazione sul territorio. Di farmaci che hanno aiutato a combattere il Covid ce ne sono stati alcuni, non è il primo, ci sono state poi anche le monoclonali, però questo forse è il primo che ha una diffusione più capillare appunto, e che può essere prescritto anche dal proprio medico curante. È importante avere la prescrizione medica, perché proprio attraverso questa formazione dei medici di medicina generale loro sanno bene a chi può essere prescritto. Abbiamo visto che comunque una sostanziale diminuzione nell'ultimo periodo, come anche un po' in tutta Italia, però c'è anche una diminuzione dei tamponi, come può essere spiegato? Ma senz'altro la diminuzione dei tamponi è spiegato che evidentemente ci sono meno contagi e quindi è minore la necessità di effettuare il tampone, vuol dire che stanno proprio diminuendo i casi positivi. Questa diminuzione dei tamponi è anche dettata dal fatto che non bisogna più presentare entro le 24 ore il risultato di un tampone per accedere ad alcune situazioni, così come stabilito dalle linee guida, ma quello che è importante, come ho sempre sottolineato, è la diminuzione dell'occupazione dei posti letto sia in area medica che in area di terapia intensiva. Molte perplessità sono state espresse sui test fai da te, diciamo così. Nel momento in cui avevamo bisogno di avere formazioni maggiori, anche il fai da te può essere stato valido per poi arrivare al molecolare. Ma l'importante è che oggi diminuiscono anche questi tamponi fai da te, perché in effetti non c'è più questa grande esigenza.